Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, Ciancio, Cofano, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, La Notte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti, presenti la Presidente, più 18 consiglieri, 2, 4, 5 consiglieri assenti, la Carrus assente giustificata. Quindi possiamo riaprire i consigli e riprendere dall'interruzione di ieri, stavamo facendo la discussione generale. Intanto nomino qua gli scrutatori, i consiglieri Laddaga, Benassi, La Notte. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi, sono previa comunicazione alla Presidenza. Grazie. Allora, e non ho capito. Un attimo solo. Allora, prima di procedere alla discussione, io mi dispiace, ma devo fare una comunicazione al Consiglio. Allora, quello che è successo ieri, che durante l'appello qualche consigliere, un paio di consiglieri, hanno chiuso la porta d'ingresso alla sala consiliare per impedire, o meglio cercare di impedire ai consiglieri di poter entrare o uscire dalla sala consiliare, non è assolutamente ammissibile. Spero, mi auguro che non si ripeta più, perché altrimenti la Presidenza sarà costretta a fare un richiamo formale, che non si possono chiudere le porte d'ingresso alla sala consiliare. Ieri è successo e mi auguro che non si ripeta più. Quindi invito tutti i consiglieri ad avere in aula un atteggiamento, un comportamento adeguato al ruolo, alla funzione e alla situazione. Allora, consigliere Lozzi, prego. Allora, essendo oggi il mio 14° gettone, volevo rinunciare al gettone di presenza per oggi. Grazie. Anche io faccio lo stesso. Va bene. Allora, cominciamo dalla discussione di ieri. Allora, c'erano alcuni consiglieri che avevano richiesto, ai sensi del regolamento, per l'intervento un tempo di 30 minuti. Allora, consigliere Matrone, la prego. A 30 minuti. Presidente, consiglio, consigliere, presidente. Dunque, io rinuncerò ai 30 minuti e anche sulla discussione del bilancio e anche al gettone. Non fare... consigliere Madonna, allora, scusi un attimo. Allora, invito, scusate, l'ultima volta che lo fa, invito i consiglieri per favore a non interrompere e a non fare battute fuori posto, nella maniera più assoluta. Anche se è il mio 16° gettone, rinuncio ugualmente, non è un problema perché non sono retribuito. E la prego, Presidente, di richiamare all'ordine il vicepresidente vicario di questo Consiglio, che sta dando uno spettacolo indecente da 2 giorni. Le dico questo perché è uscito sul forum, pertanto chiederò la sospensione e un eventuale incontro di capigruppo. È uscito un articolo del consigliere Tutino con la quale definisce i consiglieri degli scrocconi perché il servizio streaming
pagato i consiglieri, è sicuro? Il servizio streaming doveva essere un servizio gratuito, invece sono a conoscenza che viene retribuito. Allora, siccome viene retribuito da un consigliere che ne fa parte di quella TV, non è più il caso che vengano fatte le riprese direttamente in questo consiglio. Perché anche se dice che non ha offeso il Consiglio, ha offeso un consigliere nell'adempimento delle sue funzioni. L'ha scritto sul forum, ha definito il sottoscritto con parole gravi e offensive che faranno il loro corso, ha definito il PD addirittura dei sadomasi, proprio attaccando fortemente anche la maggioranza del PD. Quindi credo che questo consigliere non solo debba essere richiamato all'ordine per il ruolo che riveste da vicepresidente, perché un vicepresidente non si può permettere assolutamente di fare delle affermazioni sul forum, perché forse non sa come funziona la politica, perché se lui la sua politica la fa nel suo partito da dove proviene, ovvero lui proviene dal Partito Radicale, nominato con la lista Marino e all'interno di una coalizione del PD, e credo che ci sia un po' di confusione all'interno di questo signore. Pertanto le chiedo gentilmente, Presidente, di sospendere il Consiglio, in questo caso di sospendere anche la ripresa streaming, perché lei non l'ha autorizzata. Pertanto le chiedo urgentemente un incontro dei capigruppo per definire questa questione e ripeto, nessuno era al corrente che queste riprese dovevano essere retribuite. Sul forum menzogna. Nessuno sul forum vengono. Allora, torniamo in merito. Sul forum, esatto, sul forum vengono riportati tre nomi che pagano regolarmente questo servizio che deve essere gratuito. Pertanto, signor Presidente, la invito a chiedere, tre minuti di sospensione, una riunione di capigruppo, e per definire se oggi è il caso che debba andare avanti la ripresa streaming. Ripeto, istituzionalmente, nell'adempimento delle proprie funzioni, un consigliere è stato offeso sul forum, non è una cosa, cioè, che può passare inosservata, e pertanto... Ho capito, torniamo comunque in merito all'argomento in discussione. Sì. Prego, consigliere Matroni. Sto dicendo, Presidente, mi dica intanto se sospenderà il Consiglio dopo il mio intervento per riunire i capigruppo e decidere se oggi la ripresa deve andare in corso. Allora. Perché per me oggi la ripresa si deve bloccare perché il consigliere Tutino ha dichiarato che siamo degli scrocconi. Allora, siccome siamo siccome questo servizio era gratuito e questo servizio viene retribuito, non può andare assolutamente in onda. Perché se va in onda con una retribuzione ci potrebbe essere un interesse del consigliere. Lei è un bugiardo. Pertanto la invito, Presidente. Per favore, signor Presidente. Consigliere Matroni, ho capito. Ecco, alla deve sospendere il Consiglio. Le rispondo. Deve sospendere il Consiglio. Consigliere Matroni, è finito il suo intervento? No. Dica quello che dica e io continuo l'intervento. Allora, scusate. Scusate. Allora, io credo che le rilevazioni, i rilievi che faceva il consigliere Matrona sono legittime, vanno ascoltate, vanno considerate, diciamo, con molta calma, con molta attenzione. Credo che non sospende il consiglio, alla prossima riunione dei capigruppo che faremo dopo questo consiglio discuteremo anche di questo aspetto, perché va discusso. Ecco, grazie, consigliere Matrona. Allora, aggiungo un'altra cosa. Non ho capito cosa vuole. Non ha fatto passare alla fine della discussione. Il fatto personale è il mio, non è... Consigliere Matroni, torniamo in merito all'argomento dell'ordine del giorno. Un'ultima cosa vorrei chiederle, signor Presidente, se lei o il Presidente Fantino si sono attivati per accelerare le procedure presso il Dipartimento per lo streaming, perché sono passati oltre 6 mesi da quando abbiamo votato lo streaming e mi sembra, insomma, di un tempo abbastanza lungo per far sì che non interveniamo con lo streaming da parte del Comune, che credo che sia l'unico titolato a fare le riprese. Non faccio intervento sul bilancio, rinuncio ai 30 minuti e rimango in consiglio, non prendo più la parola e aspetto la riunione dei capigruppo. Grazie. Grazie, consigliere Matronola. Allora, consigliera Lozzi, prego, 30 minuti. No, io rinuncio all'intervento. Coia, anche lei ha diritto ai 30 minuti. Sì. Allora, ieri abbiamo ascoltato
dall'assessore al bilancio un esame del bilancio. Oggi facciamo un'analisi politica di questo bilancio e tecnica. Allora, si è detto che è stata una buona cosa presentare il bilancio in anticipo anziché a novembre come lo scorso anno, e in effetti questa è un'ottima cosa, e per noi purtroppo è l'unica. E forse il prossimo anno magari, ecco, c'è l'auspicio che riusciremo a presentarlo anche a gennaio, così daremo ancora più tempo agli uffici per fare il loro lavoro, avendo i fondi anche per programmare un pochino. E, scusate. Allora, le dolenti note. Perché diciamo che l'unica cosa che non va bene nel bilancio è stato presentarlo per tempo. Il problema è che il bilancio è corredato, come abbiamo visto, da numerose e corpose proposte di deliberazione, che significano tasse diffuse per tutti. Aumenta la Tari, l'abbiamo detto ieri, aumenta la IUC, o c'è la possibilità che aumenti la IUC, anche se ancora non sono state fornite le tariffe, ma probabilmente, visto il buco di bilancio del Comune di Roma, saranno le massime possibili. Aumenta la sosta tariffata, vengono sospese le agevolazioni della sosta tariffata, aumenta l'OSP, la COSAP, aumenta un po' tutto. E abbiamo detto che l'aumento della sosta tariffata sarebbe stata una buona cosa se fosse stato accompagnato da un servizio pubblico degno di questo nome, ma invece il servizio pubblico di Roma forse è tra i peggiori d'Europa, se non il peggiore. Allora, il primo esame dice tasse, tasse e ancora tasse. Bene, poi è stato detto abbiamo fatto dei tagli della spesa. Il taglio della spesa che noi avremmo voluto non è stato fatto. Esistono categorie privilegiate che avrebbero meritato tagli maggiori di quelli previsti. Si sarebbe potuto ridurre il numero dei consiglieri comunali. Si sarebbe potute ridurre il numero delle persone nei consigli di amministrazione delle controllate, accorpando anche i consigli di amministrazione eventualmente. Allora, entriamo nel dettaglio sulle entrate e sui tagli. Allora, dalla vendita del patrimonio il Comune di Roma si aspetta 203 milioni. Nelle passate vendite del patrimonio non abbiamo mai raggiunto l'obiettivo, quindi questo è un dubbio forte che venga raggiunto questo obiettivo. Poi c'è anche il recupero crediti, questo lo vediamo anche con obiettivi di governo. Recupero crediti, noi mettiamo a bilancio una certa cifra e poi non riusciamo a raggiungere questa certa cifra. Questi dubbi alimentano quello che sarà poi il buco del bilancio, perché poi andrà risanato con ulteriori manovre correttive. Questo purtroppo è la prassi oggi, perché in Italia amiamo ormai usare gli strumenti contabili con il minor sforzo possibile, invece di usare la materia prima italiana che usavamo una volta, che era l'ingegno. L'ingegno richiede un bilancio creativo, ma non creativo come la finanza creativa come la intendiamo oggi, che è semplicemente ruberia, ma semplicemente come mettere in campo delle azioni intelligenti per il futuro e non passare la nottata, come diceva Edoardo, o passare l'anno, come ci presentano i tecnici del Comune. Ci sono numerosi altri dubbi. Il trasporto su ferro, è scritto, può eccedere i limiti fissati con il MEF, e lo sappiamo cosa è successo per le metro, succede tutti gli anni, è una voce ingente del bilancio. I costi per la metro C previsti a inizio erano 3,35 miliardi di euro, ne abbiamo già spesi 2,9 miliardi, è stato realizzato solo 2/3 e si parla anche di numerose modifiche. Sono previsti a bilancio 198 milioni per la metro C ancora solo per il 2014 e 220 milioni per i prolungamenti della metro B.
La storia ci insegna che questi limiti verranno sicuramente sforati e non parliamo di piccole cifre. Quindi sommiamo poi quanto non ci entrerà come previsto dalla vendita del patrimonio, quanto non ci entrerà dal recupero crediti, quanto sforeremo dal trasporto su ferro e penso che stiamo parlando di qualche centinaio di milioni di euro. Lo vedremo. È stata fatta nell'intenzione una buona cosa. I vincoli imposti alle società controllate però non produrranno gli effetti desiderati. Perché? Perché ci sono delle eccezioni, come al solito. Vengono fatte delle buone regole e poi ci si infila l'eccezione, come le deroghe ad esempio sulla cartellonistica. Allora, si dice che una società non deve sforare per 3 anni il bilancio, altrimenti l'amministratore verrà decurtato il suo stipendio del 30%, oppure se per 8 anni può essere anche licenziato per giusta causa. Gli amministratori vengono cambiati continuamente, l'amministratore non interessa nulla di essere mandato via, lo mandiamo via da ACEA e lo troveremo all'ATAC magari. Poi si introduce l'eccezione per le società, le mettiamo in liquidazione oppure cacciamo gli amministratori solo se hanno affidamenti diretti per oltre l'80% del fatturato. Perché questa postilla? A che serve? A creare l'eccezione in maniera tale che poi non si farà nulla. Le incontrollate del comune, le chiamo le società incontrollate perché l'ATAC è un buco nero senza fondo al quale hanno attinto a piene mani tutte le amministrazioni precedenti e sono solo delle vacche da mungere per attingere anche soldi della regione. In prota ha detto che vuole più soldi dalla regione per gestire ATAC, il buco ci penserà la regione. Però qui a bilancio abbiamo già dei fondi dalla regione, dobbiamo pretendere quelli del 2013 che sono 100 e rotti milioni di euro, in più vogliamo quelli del 2014 che sono altri 140 milioni di euro, poi gli diamo altri 700 milioni di euro per ATAC, sicuramente ce li darà la regione. Riusciamo a perdere anche quelle farmacie. Abbiamo le farmacie che perdono 12 milioni di euro. Allora, io vorrei essere ottimista, purtroppo questo bilancio fa acqua da tutte le parti, e lo sappiamo già, e lo sanno i tecnici che hanno corredato questo bilancio, che è contabilmente perfetto, ma chiaramente poco credibile, che questi risultati non verranno raggiunti e quindi dovremo fare le ulteriori manovre. L'anno prossimo avremo un ulteriore buco, ci appoggeremo alla regione e allo Stato, ma quando la finiamo di ragionare in questi termini? Quando cominciamo a fare le persone serie? I bilanci si fanno su cifre certe, non si fanno su ipotesi. Le ipotesi sono dei delta, degli add-on, il recupero crediti non si può mettere come voce di bilancio in ingresso, è un qualcosa che ottengo in più. E così anche altre voci che hanno poche probabilità di essere ottenute. Dicevamo di fare un bilancio più creativo. Cosa si sarebbe potuto fare? Tante cose, avremmo potuto sfruttare i rifiuti come una risorsa, spingendo per una vera raccolta differenziata che non solo diminuisca i costi, sia per la cittadinanza che per il comune, ma che crei una risorsa da vendere, perché il rifiuto si può anche vendere, come sappiamo. Allora, qui si parla di ridiscussione dei contratti di servizio. Benissimo. Peccato che non è stato quantificato. Il comune ha dei contratti di servizio, le società private li rinegoziano continuamente. Ebbene, bastava fare un taglio, cioè 10%. Incontriamo le società che ci forniscono servizi, mi dispiace, siamo in crisi, dobbiamo tagliare 10% in meno. Cosa possiamo fare? Si trova un accordo e abbiamo ridotto del 10% i costi. Questa è una cosa immediata, non è una cosa ipotetica. Continuiamo ad acquisire immobili dai privati e continuiamo ad affittare immobili dai privati. Si sta facendo un censimento del patrimonio del comune. Abbiamo noi, abbiamo già tutto quello che ci serve. Non bisogna acquisire ancora per milioni di euro
altre cose. Continuiamo a pagare dei residence per 10 metri quadri a persona, 2.400 euro. Marino aveva promesso, e noi eravamo con lui quando ha promesso questa cosa, di dare 700 euro a queste persone perché si trovassero un alloggio, e ci avremmo risparmiato immediatamente subito dei soldi. Perché non è stato fatto? Qualcuno non ha voluto, ha fatto pressioni. Allora, io non voglio deprimere il lavoro di quanti onestamente cercano di portare avanti il bilancio del comune, però sinceramente l'approccio che noi vorremmo al bilancio è un approccio partecipato, è un approccio intelligente, è un approccio di certezza per continuità. A noi non piace, non ci interessa passare l'anno, a noi interessa il bene di questa città e dei suoi cittadini. Questo si può fare solo con una visione di medio e lungo termine. Bisogna uscire da questa logica che i soldi me li dà la regione, i soldi me li dà lo Stato, ognuno pensi a se stesso, l'ADAC si deve autogestire, le società controllate si devono autogestire, se sforano il bilancio chiudono. Non so cosa ne pensate voi, sicuramente qualcuno dirà è una lettura politica. Può esserlo anche, però io ho cercato di dare alcuni spunti di riflessione, perché secondo me si può fare molto di più. Si può fare di più perché abbiamo una città che è unica al mondo, ha delle risorse infinite, però la stiamo sfruttando nel modo sbagliato. Rifletteteci, perché se penso che la possiamo fare di meglio. Grazie. Grazie a lei, consigliere Coia. Consigliera Cercuoni, anche lei ha diritto a 30 minuti. Sì, ne prenderò molto meno. Prima una domanda, purtroppo sono arrivata in ritardo, però come sapete ci sono delle situazioni sul municipio che andavano controllate e sono passata a Giulia Agricola e insomma quanto pare la situazione sta migliorando, quindi vedremo quello che potrà essere fatto. Io ho una domanda solo al Presidente, volevo sapere, l'ODG collegata alla proposta di delibera 55 ancora valido, ne discutiamo dopo o ne discutiamo adesso? Generale del bilancio. Allora io ho giusto due o tre punti, l'avevamo visto in commissione bilancio, per lo più si poteva essere d'accordo, io sono molto d'accordo con quello che ha detto il consigliere Coia, cioè il fatto che serve una visione di medio-lungo periodo e non solo arrivare al prossimo anno. Ci sono state delle rimodulazioni che sono spiegate in commissione, sono per lo più accettabili. Guardando il bilancio, l'unica cosa che un po' stride, per esempio, sono gli impegni ovviamente già presi per 2.300 euro per quanto riguarda giornali e riviste. Ora, questa era una situazione, sembrerà in realtà allucinante, dici ti attacchi a 2.300 euro, in realtà 2.300 euro permetterebbero molte cose. A questo proposito era stata convocata, signora Presidente Fantino, 2.300 euro per fare le leggi in giornale è un po' tanto sinceramente, però al di là di questo, visto che il giornale vorrebbe essere letto online, potrebbero essere fatti abbonamenti, potrebbe per esempio essere comprata un fax per gli uffici, visto che gli uffici, non so voi, ma continuamente ovviamente abbiamo problemi di carta, problemi per mandare fax, qualsiasi cosa, oppure per esempio le stanze dei consiglieri, visto che alcune stanze dei consiglieri praticamente non hanno neanche il telefono per chiamare. Però, detto questo, al di là di piccole somme, che sono questi 2.300 euro e qualche altra piccola somma, diciamo che in generale anche le rimodulazioni che sono state fatte e indirizzandole specialmente sulle scuole, sulla derattizzazione, insomma su controlli per le mense per gli asili nido, sono positive. Io in realtà vorrei sottolineare semplicemente una cosa: ieri l'assessore ha ripetuto più volte è un bilancio provvisorio, è vero che è un bilancio provvisorio, ma un bilancio anche di previsione, e diciamo che sembrerebbero sinonimi, ma c'è una bella differenza. Io mi auguro, insomma, poi ne parleremo del patto di stabilità, che è la cosa insomma
avevo qualche osservazione da fare. Sul bilancio in realtà poco da dire, perché questa è la situazione e con quello che abbiamo dobbiamo cercare di fare il meglio, come diceva Andrea, cercando anche di trovare le soluzioni più efficaci, e quella del patrimonio è una di quelle, diciamo, situazioni che preme moltissimo, perché è una delle prime dei primi problemi che è uscito anche in commissione. Non da ultimo vi ricordo il problema che abbiamo avuto sul SOS Donna, che era uno dei nostri servizi, che per problemi che ci hanno spiegato essere appunto di patrimonio, perché non riuscivamo a trovare, perché la sede veniva pagata, è stato spostata. Là io oggi mi chiedo se effettivamente vogliamo fare un lavoro di buon senso, forse dovremmo intervenire anche su piccole cose che però migliorerebbero di gran lunga sicuramente il nostro municipio e il nostro comune. Grazie. Grazie a lei, consigliera Cerconi. Allora, altri interventi? Ripeto, stiamo in discussione generale. Ci sono altri? Consigliere Valtaca, prego. Grazie Presidente. Intervengo come Presidente della Commissione Bilancio, occupare eccessivamente troppo tempo a questo consiglio, visto che tutto sommato, senza rinnovare nessuna polemica, ma credo che quanto ci stiamo dicendo questa mattina poteva essere tranquillamente detto ieri, concludendo forse un po' più velocemente la faccenda, ma ripeto, senza nessuna polemica. In commissione abbiamo parlato ovviamente di questo bilancio, anche grazie all'assistenza e all'intervento dell'assessore Gian Siracusa e degli uffici competenti. Certo, l'ha detto anche l'assessore, nessuno è qui a adottare toni trionfalistici per questo bilancio, perché sappiamo, siamo in un momento, la nostra città è in un momento non facile, ma un momento che però ci sembra la nuova giunta stia cercando di affrontare anche dando segnali diversi e segnali nuovi da quelli che sono stati gli ultimi anni. Chi mi ha preceduto ha sottolineato ad esempio che ci troviamo qui a parlare di un bilancio a maggio, cosa che negli ultimi anni non era mai stato fatto in questa città, ed evidentemente non è una cosa così banale tentare di riandare verso una legalità ed un rispetto dei termini di legge anche in questo senso. Quindi mi sembra un primo segnale importante, se ci aggiungiamo anche la concomitanza delle elezioni, sappiamo quanto tempo, energie, pensieri occupino in tutta la parte politica, mi sembra che ci sia stato uno sforzo importante in questo senso, come anche uno sforzo importante in un senso di maggior rispetto e tutela degli organi di prossimità, per cui anche qui i tagli maggiori che sono stati fatti ai dipartimenti. Se quindi spesso nei mesi passati ci siamo trovati a dover un po' rimpiangere e dispiacerci di difficoltà che abbiamo nel governo del municipio, noi come gli altri municipi, lamentando da parte anche di cittadini, da parte delle opposizioni, il fatto che chi governa dal centro pensa solo al centro e quasi a mantenere una sorta di comando e di predominio sui governi locali, qui mi sembra che ci sia stato uno sforzo anche in questo senso. Come anche due cose importanti che credo sia giusto sottolineare, l'ha già fatto l'assessore, quindi non dirò nulla di nuovo, ma voglio farlo anch'io e credo sia giusto che lo facciamo anche come commissione e come è stato fatto in commissione, il taglio alla spesa corrente, quindi una diminuzione della spesa corrente, che anche qui credo sia segno di uno sforzo di rimettere ordine e regolarità nei conti della città, e anche questo non si vedeva da un po', il taglio alla spesa corrente e la ripresa di un piano investimenti che anche questo mancava da un po' di tempo in questa città. Insomma, se è vero, io sono d'accordo con il collega Goia, ci sono cose che vanno migliorate e sulle quali vigileremo e aiuteremo la giunta, aiuteremo l'amministrazione di questa città. Ricordava il contributo per gli alloggi, che però è una cosa che si sta avviando in questi giorni. In settimana c'è stata una dichiarazione del sindaco per cui il processo sta andando avanti. Certo, nessuno di noi
credo, insomma, pretenda che in poche settimane si risolvano problemi annosi in questa città, però ci sono processi, ci sono processi che insomma stanno andando avanti e sui quali contribuiremo e vigileremo tutti insieme, spero con atteggiamento costruttivo. Vorrei chiudere, insomma, senza fare eccessive polemiche, però credo che anche qui ci sia bisogno di un po' di correttezza e di onestà. Io non so chi di voi ha avuto il privilegio e la fortuna di leggere la relazione di alcuni tecnici del MEF che è stato fatto sul perché ci siamo trovati in questa situazione di buchi di bilancio, considerando che nel 2008 la gestione commissariale aveva azzerato il grosso del debito di Roma Capitale assegnando 500 milioni l'anno in più. Ecco, questi tecnici che insomma non sono certo, come dire, non fanno parte dello staff di Marino, non sono consiglieri di maggioranza, elencano una serie di punti interessanti insomma sul perché siamo arrivati a questa situazione. Si parla di anomalo raggiungimento dell'equilibrio di bilancio di parte corrente mediante il sistematico utilizzo dell'avanzo di amministrazione e ricorso ad entrate straordinarie. Si parla di presenza di un elevato ammontare di debiti fuori bilancio, messi in bilancio. Si parla di illegittimo ricorso all'affidamento, si parla ovviamente degli anni precedenti, degli ultimi anni, illegittimo ricorso all'affidamento diretto e alla proroga contrattuale, visto che ultimamente parliamo di affidamenti diretti, parliamo di legittimità di contratti, insomma mi sembra che negli ultimi anni sono cose a cui si è fatto ricorso abbastanza spesso. Si parla di errate iscrizioni in rendiconti di bilancio, insomma cose anche abbastanza gravi, ingiustificate presenze nelle scritture contabili di riscossioni superiori a quelle effettivamente realizzate. Si parla di ingente ricorso ad entrate straordinarie, circa 83 milioni di euro, per il raggiungimento dell'equilibrio della parte corrente di bilancio. Di gravi illegittimità nell'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle risorse umane, di illegittimo riconoscimento al personale di Roma Capitale di progressioni economiche orizzontali generalizzate e con effetto retroattivo, illegittimità varie in materia di assunzione del personale. Insomma, ne abbiamo parlato negli ultimi mesi, ma credo che, visto che spesso ci è stato detto non possiamo continuare a dare sempre la colpa a chi ci ha preceduto, no, non vogliamo continuare, questo è il segno di un'inversione di tendenza che questa amministrazione sta cercando di dare in città, però insomma non dimentichiamoci la storia recente di questa città e non dimentichiamoci come siamo arrivati a questo punto. Grazie. Grazie a lei, consigliere Coia. Altri interventi? Al consigliere Laddaga, scusi. Altri interventi? Consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente. Allora, prenderò pochi minuti, ma come gruppo SEL insomma intendevamo anche dare un approccio a questo bilancio dal punto di vista di quella che è anche la situazione sociale di questa città, che emerge chiaramente a tutti i livelli. I tagli al bilancio ci sono, è inutile negarlo, ma sono dei tagli al bilancio imposti dall'alto, imposti da un patto di stabilità che oggettivamente fa di tutto per aumentare la tensione sociale in questo paese, fa di tutto per aumentare la tensione sociale e fa di tutto affinché gli enti locali come questo, come un municipio e come una città di Roma che viene denominata Roma Capitale soltanto sui loghi delle vetture della Polizia Municipale e sulla carta intestata, ma che di fatto non rende ancora giustizia a quello che effettivamente dovrebbe essere una capitale. È opportuno che la politica si impegni e che questa città chieda veramente riconoscimento ad essere una capitale, altrimenti ci sottoponiamo per l'ennesima volta a degli sforzi immani dal punto di vista sociale e amministrativo, di cui i municipi sono i primi a pagarne il prezzo. Il patto di stabilità del 2014 rende difficile la vita del nostro municipio, rende difficile la vita di Roma. Le risorse destinate dal bilancio oggettivamente non diminuiscono da parte di Roma Capitale, ma diminuiscono perché il patto di stabilità le vincola e le blocca. Questo è il motivo per cui noi oggi ci troviamo una città che soffre, soffre un'emergenza sociale, soffre un'emergenza abitativa tremenda, a cui il patto di stabilità non dà risposta.
Poche settimane fa è stato approvato dal governo un piano casa che è una vergogna e questo va ribadito su tutti i livelli. L'articolo 5 di quel piano casa è una vera e propria dichiarazione di guerra ai poveri, nulla di più. Uno scempio che perfino l'ONU, attraverso l'Associazione dei Rifugiati, l'UNHCR, ha definito veramente che viola i diritti umani e che oggettivamente non può essere presa a carico da parte di uno Stato un provvedimento di quel tipo. Per cui va invertito la rotta e noi approveremo questo bilancio con la consapevolezza forte che ci sarà un'opposizione a quel patto di stabilità che ci blinda e ci lega le mani rispetto alla funzionalità di un ente locale per rispondere alle emergenze sociali che vengono dal basso. Grazie. Grazie consigliere Cofano. Altri interventi? Ripeto, ancora sulla discussione generale, non ci sono altri interventi. Allora, passiamo agli ordini del giorno. Abbiamo il primo ordine del giorno a firma del consigliere Tutino. La prego, consigliere Tutino, di illustrare l'ordine del giorno. Grazie Presidente. Scusi un attimo, sì, ripeto che sugli ordini del giorno non c'è discussione, c'è presentazione, dichiarazione di voto e poi votazione. Sì, no, ma sarò anche più breve di ciò, nel senso che è un ordine del giorno di cui ho parlato con la Giunta e sarà superato da un momento di discussione, da un tavolo tecnico che verrà intavolato dalla Giunta con le associazioni per la vita indipendente. Era un ordine del giorno teso a rendere il più possibile solvibili attraverso meccanismi di semplificazione finanziaria i cittadini disabili che scelgono l'assistenza indiretta, ovvero che scelgono di assumere direttamente un assistente che li aiuti nella loro vita quotidiana. Ciò sarà superato appunto attraverso questo tavolo tecnico grazie all'impegno dell'assessore, quindi si può considerare ritirato l'ordine del giorno. Se posso fare, aveva detto a fine discussione, sarò brevissimo, cercherò di non farne un fatto personale ma un fatto istituzionale, ovvero devo anzitutto ringraziare i consiglieri Lozzi, la consigliera Lozzi, la consigliera Lozzi del Movimento 5 Stelle, il consigliere il Poli del Partito Democratico, i consiglieri Cofano e Benassi di Sinistra e Libertà, che anch'essi si sono uniti a questa scelta di consentire ai cittadini attraverso Liberi TV di conoscere ciò che accade qua dentro fin tanto che venga implementato il servizio di streaming. Ciò è stato fatto ufficialmente da mesi, sono mesi che questo viene ripetuto in consiglio, cioè che alcuni consiglieri scelgono di farsi carico di ciò e altri avevano affermato che, come il consigliere Matronola che ha parlato poco prima, avevano affermato che avrebbero contribuito a ciò, ma poi sono rimaste soltanto affermazioni e ciò va benissimo perché è del tutto legittimo. Quindi ciò è per difendere la correttezza istituzionale con cui ciò avviene e con cui Liberi TV dà la ripresa integrale audio-video di tutti i consigli a difesa e a garanzia per i cittadini che possano conoscere ciò che accade questo è per fatto personale. Grazie, consigliere Tutino. Consigliere Tutino, se devo fare un rilievo personale, allora. Quindi l'ordine del giorno è ritirato, passiamo al secondo ordine del giorno, firma il consigliere Lattaca, presidente della commissione, altri firmatari,
Ripeto ancora che sugli ordini del giorno non c'è discussione, ma solo dichiarazione di voto. Prego, consigliere Aldaga. Grazie Presidente. Quest'ordine del giorno è stato votato in commissione a maggioranza e diciamo potrebbe a prima vista sembrare una contraddizione rispetto a quello che ho dichiarato prima sul bilancio, ma in realtà non lo è. Perché tra tutti gli elementi positivi che abbiamo potuto ravvisare nella proposta di bilancio che ci arriva da Roma Capitale, ovviamente c'è una grossa criticità che è stata già evidenziata da chi mi ha preceduto, che è dell'alta percentuale che al momento risulta bloccata e quindi non utilizzabile per il cosiddetto patto di stabilità. Su un totale di circa 17 milioni che abbiamo a progetto come municipio, circa il 35% al momento sarebbe bloccato dal patto di stabilità, il che insomma è una cifra abbastanza considerevole. Sappiamo da dichiarazioni del sindaco, da dichiarazioni anche del ministro dell'economia, che Roma sta avviando una fase di un piano di rientro triennale che dovrà essere presentato al governo centrale nelle prossime settimane, precisamente entro la fine di giugno, e questo piano triennale unito all'approvazione di questo bilancio dovrebbero portare, qualora insomma si ravvisino uno sforzo di mettere ordine nei conti di Roma Capitale, ad un allentamento del patto di stabilità. Questo è quello che ci è stato detto, quello che è stato dichiarato e quello che ovviamente tutti speriamo. Abbiamo quindi come Commissione inteso sottolineare l'importanza di questo allentamento del patto di stabilità per la città di Roma, per Roma Capitale, per tutte le questioni di cui abbiamo parlato ieri ed oggi, e quindi abbiamo inteso di redigere questo ordine del giorno per dare forza al sindaco e alla giunta nel momento in cui si andrà a trattare questo allentamento, perché è chiaro che la situazione sarebbe molto complicata qualora questa cifra, questo circa 5 milioni e mezzo, rimanessero non utilizzabili nel 2014. Ecco, lì sì che saremmo in una situazione di grossa difficoltà per l'erogazione dei servizi, anche dei servizi essenziali. Quindi una prima parte nell'ordine del giorno intende sottolineare il fatto che se il bilancio in progetto è rimasto sostanzialmente quello dell'anno scorso, cioè uno scostamento di poche, mi sembra di un 100-150 mila euro, ma anche meno in realtà, quindi siamo su quelle cifre, il problema è che appunto circa un terzo sarebbe bloccato. Quindi con l'ordine del giorno come prima cosa si sottolinea l'importanza di arrivare ad un superamento di questo blocco del patto di stabilità. E inoltre abbiamo voluto, d'accordo con gli uffici e d'accordo con l'assessorato al sociale e la presidente della commissione sociale, abbiamo voluto anche ribadire che tra i molti segnali positivi che abbiamo evidenziato nel bilancio c'è però un problema per quanto riguarda proprio il comparto dei servizi sociali, per cui a fronte di alcune richieste che erano state fatte per il 2014 dagli uffici e dall'assessorato, in realtà quello che è stato assegnato è inferiore. Se quindi permetterebbe una sopravvivenza dei servizi minimi, in realtà non permetterebbe un'erogazione più ampia e più varia di questi stessi servizi. Quindi in questo ordine del giorno si chiede anche, laddove possibile, come speriamo, uno sforzo maggiore per il nostro municipio di un'integrazione delle risorse necessarie per i servizi sociali
pari a circa 2 milioni e 600 mila euro. Quindi questi sono i due nuclei portanti di questo ordine del giorno, quindi sottolineare l'importanza della ritrattazione e dell'allentamento del patto di stabilità per permetterci la totale disponibilità del progetto di bilancio 2014, quindi di tutti i 17 milioni di euro che abbiamo in progetto, e l'altro per sollecitare una maggiore erogazione sul comparto del sociale di circa 2 milioni e 600 mila euro per permettere di erogare tranquillamente, diciamo, e con, insomma, con un miglioramento e dei servizi ed anche del numero degli utenti fino a dicembre 2014. L'ordine del giorno è stato votato a maggioranza in commissione con 3 astensioni da parte delle opposizioni, ma insomma mi auguro che in questo momento ci possa essere una convergenza maggiore, visto che insomma, capisco il ruolo delle opposizioni, capisco che insomma ognuno ha la propria funzione politica, la propria parte politica, ma stiamo semplicemente cercando di dare forza per il mantenimento dei servizi nel nostro municipio, e quindi insomma mi auguro che si possa aumentare una convergenza di forze e una collaborazione da parte di tutte le forze politiche presenti in consiglio. Grazie. Grazie consigliere D'Attacca. Allora, l'ordine del giorno. Ci sono le dichiarazioni di voto? Consigliera Cercolli, prego. Quanto tempo ho? 3 minuti. Ok, perfetto. Allora, io volevo far presente alcune la dichiarazione, prima della dichiarazione di voto spiego il perché. Secondo me, come ho già detto in commissione, ci sono delle inesattezze. Per esempio, nel premesso che la Costituzione italiana riconosce la specificità della capitale, in realtà l'articolo 114 della Costituzione ci dice semplicemente che Roma è la capitale d'Italia, quindi il riferimento normativo secondo me è errato. Il secondo punto è lo stesso concetto di PIL deve essere rimesso in discussione poiché non è più in grado di misurare effettivamente la ricchezza di uno Stato. Questo può essere considerato vero alla luce di quanto in realtà sta succedendo, e cioè la volontà a livello europeo, in particolare nel sistema europeo di conti nazionali e regionali, che intenderebbe inserire per esempio droga, prostituzione e contrabbando nella considerazione del PIL. Ma oggi dire che il concetto di PIL viene rimesso in discussione, sinceramente a me pare fuori luogo, anche perché se il reinserirlo e riverificarlo a livello europeo significa inserirci dentro mafia, come ho detto prima, contrabbando, droga e prostituzione, probabilmente ci conviene guardare un altro aspetto e non, diciamo, e non modificarlo. Altri punti che volevo far... Cosa? Ah, scusate. Allora, guardi, nel premesso che, l'ultimo pezzo del premesso che, dice lo stesso concetto di PIL, la trova? Deve essere rimessa in discussione. La mia obiezione è la seguente, cioè se noi rimettiamo in discussione il concetto di PIL come si sta facendo a livello europeo, e cioè che nel sistema, nella revisione del sistema europeo e diciamo delle contabilità nazionali e regionali, si intende oggi come oggi inserire per esempio anche il ricavato di droga, prostituzione e contrabbando. Io adesso non sono un economista, però sinceramente preferisco un concetto di PIL che lasci fuori questi aspetti piuttosto che considerarli. Diciamo che in generale sono d'accordo ovviamente sulla struttura. Volevo però fare, diciamo, solamente prima di concludere e di fare la dichiarazione di voto, fare un piccolo passaggio e considerare il fatto che è vero che noi oggi abbiamo bisogno di quelle somme e dobbiamo sbloccarle per il patto di stabilità, ma ricordiamoci che oltre al patto di stabilità e oltre al pareggio di bilancio che ci è stato inserito in Costituzione con la legge 243 del 2002, noi oggi spendiamo ed impegniamo più a volte più di quello che abbiamo. Dobbiamo renderci conto che andando avanti così questa non è una soluzione, quindi se da una parte è molto criticabile il patto di stabilità o ciò che impone il pareggio di bilancio, d'altra parte non ne possiamo fare a meno. Nella precedente, diciamo, formulazione era anche evidenziato che fino al 2016 l'Italia ha chiesto una deroga temporanea per quanto riguarda il patto di stabilità.
In realtà, per quanto riguarda sia il pareggio di bilancio, per esempio, faccio un esempio del pareggio di bilancio, ci sono già le cosiddette, prima sono state nominate, spese fuori bilancio che permettono la spesa, diciamo, di somme per quelle che vengono ritenute delle, diciamo, delle somme, delle, dei servizi essenziali. Tutto questo per dirvi semplicemente che, pur essendo condivisibile il diciamo, l'ODG, io mi sentirei, avendo fatto anche le premesse durante la commissione, Fratelli d'Italia si astiene non perché è favorevole, ma per delle imprecisioni che sono inserite nel documento e che rischiano di far apparire la nostra posizione in realtà poco coerente con quello che poi effettivamente noi vogliamo, per esempio appunto dal calcolo del PIL. Grazie mille. Grazie a lei, consigliere Cerconi. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Coglia, prego. 3 minuti. Prenderò molto meno in questo caso. Allora, il Movimento 5 Stelle si astiene dal votare questo DG perché non perché non ne condivide l'intento, sicuramente l'intento è buono, però non ne condivide il metodo, perché come detto precedentemente ogni amministratore deve essere responsabile della propria azione nel limite dei poteri e del budget assegnatogli. Quindi quell'azione alternativa che secondo me il municipio deve fare è rinegoziare le spese per ridurre e quindi rientrare nell'ambito del budget assegnatogli. Se noi oggi spendiamo per l'assistenza determinata, rimettiamo a bando quanto possibile, riducendo il fatturato, e rientreremo nelle spese che ci sono state assegnate. Tutto qui. Grazie a lei, consigliere Coglia. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Aldaga, lista civica, prego. Grazie Presidente, il nostro voto ovviamente non può che essere convintamente favorevole a quest'ordine del giorno. E approfitto per insomma, rispondere velocemente ad alcune obiezioni. Intanto, per quanto riguarda il PIL, insomma, questa frase nelle premesse dell'ordine del giorno non va nella direzione ipotizzata dalla consigliera Cerconi, ed è quello che avevo già detto in commissione. In questo ordine del giorno non fa riferimento a attività illegali, droga, prostituzione, gioco d'azzardo e cos'altro. Semplicemente si inserisce in una più ampia discussione a livello globale su quanto il PIL, come inteso oggi e come usato oggi, sia ancora in grado, se mai lo è stato, di dare l'idea della ricchezza effettiva di un paese, cioè ricchezza in cui si inseriscono anche fattori non economici, perché se lo Stato che ha il rapporto deficit-PIL o il PIL migliore del mondo è quello dove i suicidi sono i più alti del mondo, c'è evidentemente qualcosa che non risponde tanto tra fattore economico, PIL e benessere della società e dei suoi abitanti. Questa era l'indicazione molto generica su un auspicio di riconsiderazione del PIL come indice di benessere e, diciamo, felicità dei cittadini di una nazione, ma questa era una notazione a margine per rassicurare che nessuno con quest'ordine del giorno auspica che nel calcolo del PIL siano inserite droga, prostituzione, gioco d'azzardo. E un'altra cosa, per rispondere a chi mi ha immediatamente preceduto, siamo d'accordissimo che ogni amministrazione deve essere responsabile di quello che spende e quindi essere, come dire, garantire il pareggio tra ciò che entra e ciò che esce, però si dovrebbe partire da una situazione zero legittima. Quindi se io mi eredito una cosa che ha 1 miliardo di debiti, pretendere che in un anno io risano 1 miliardo di debiti e vado a pareggio tra entrate ed uscite non è chiedermi di fare il giusto, è chiedermi di fare camminare sulle acque e moltiplicare i pani e i pesci. Insomma, qualcuno in passato ci è riuscito, ma insomma non possiamo pretenderlo da tutti, e lo dico insomma con il massimo rispetto. Però questo ordine del giorno vuole apprezzare gli sforzi, sottolineare che gli sforzi stanno andando in una direzione giusta, ma per quest'anno evidentemente non si possono chiedere miracoli. Quindi chiediamo delle misure straordinarie per quest'anno per, come dire, rimettere giustizia in quello che è successo, nella situazione che è stata ereditata
per il 2014. Grazie. Grazie a lei, consigliere Lattaca. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Lancia per il PD, prego. Il Partito Democratico esprime parere favorevole. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Benassi, prego. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri, signori e signore assessori. Il voto di Sinistra Ecologia e Libertà è favorevole. Io volevo ringraziare la Commissione perché ha accolto quella che è nata come una nostra proposta, che sta anche facendo seguito in altri municipi, e, oltre alla all'allentamento del patto di stabilità, SEL si batte anche per il riconoscimento di un altro punto, ovvero gli extra costi di Roma Capitale, perché ricordiamo anche che questa città svolge anche funzioni di governo nazionale, e crediamo che questo sia un punto su cui insistere per riconoscere l'importanza di Roma Capitale, che senza questi due, diciamo, questi due riconoscimenti, questi due punti, rischia al momento di essere solo un logo senza all'interno alcun contenuto. Grazie. Grazie a lei, consigliere Benassi. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole all'ordine del giorno? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Allora, l'ordine del giorno è approvato con 14 voti a favore e l'astensione dei consiglieri Matronola, Anotte, Cerquoni, Giuliano, Coia, Lozzi. Allora, passiamo adesso all'emendamento, firma di consiglieri Lozzi e Coia. Faccio presente che su questo emendamento ci sono state delle osservazioni, parere contrario da parte della direzione, quindi non so, i firmatari, consigliere Lozio, consigliere Coia. Prego, consigliere Coia. Allora, il direttore mi ha espresso le sue perplessità in merito agli importi che ho enunciato, perché sono parzialmente impegnati. Allora, io chiedevo semplicemente di fare una rimodulazione sottraendo fondi che abbiamo in diverse voci di segretariato generale degli organi istituzionali, ad esempio per giornali, riviste, pubblicazioni, beni di consumo, per le sementi e materiali, materie prime per il verde pubblico, per attività di transennamento, per le carte d'identità elettroniche, per darli ai servizi essenziali come la derattizzazione. La stessa cosa in parte fa la rimodulazione proposta dalla Giunta. Il discorso è che c'è una differenza tra i due. Io ho cercato di toccare voci inessenziali. Le carte d'identità elettroniche si può fare non elettronica, si può fare la carta d'identità cartacea. I cittadini vogliono elettronica, dice lei? Sì, allora vogliamo parlare della manutenzione delle strade? Cioè voi avete distratto dei fondi alla manutenzione delle strade e mettiamo a rischio la sicurezza dei cittadini con la rimodulazione, è meglio di togliere la carta d'identità elettronica? Non so, vabbè, tutto è opinabile, signori, è una vostra scelta. Si vede che i giornali e riviste sono più importanti delle strade per voi, per la Giunta, insomma, non è un problema. E in merito alla giusta eccezione sollevata dal direttore, volevo far presente che è vero che questi importi sono impegnati, probabilmente possono essere disimpegnati, perché anche una delle voci
presenti qui è un fondo vincolato e quindi va svincolato, quindi gli stessi vincoli che sussistono per l'emendamento della Giunta possono essere, diciamo, applicati nello stesso modo all'emendamento da noi proposto. Poi potete votarlo o non votarlo, a mio avviso, a nostro avviso, questo qui è più giusto perché impatta di meno sulla cittadinanza. Ognuno ha la sua opinione, la manifesterà e se ne assumerà la responsabilità. Tutto qui. Grazie consigliere Coia, volevo capire se c'era un parere della Giunta su questo emendamento. Allora, il parere della Giunta su questo emendamento è contrario. E per quanto riguarda le derattizzazioni, abbiamo analizzato molto bene anche in commissione e abbiamo ritenuto quella un impegno doveroso da parte dell'amministrazione, quindi i fondi per la derattizzazione di scuole, strade e mercati sono stati inseriti anche in maniera più consistente rispetto a quella dell'emendamento presentato. E i fondi a cui lei si riferisce sono fondi già impegnati, quindi non è possibile. Diciamo che eliminare i fondi dai beni di consumo per gli uffici del Consiglio mi sembra un po' complicato, cioè vuol dire che semplicemente blocchiamo l'attività quotidiana dell'amministrazione. Per le voci anche che lei ha individuato, il materiale per le carte di identità elettroniche, le carte di identità elettroniche non sono come dire, un vezzo del municipio Roma 7, sono un diritto che viene garantito a tutti i cittadini, e quindi sinceramente, tant'è che noi nelle rimodulazioni abbiamo ulteriormente incrementato le valutazioni che sono state fatte in giunta e in commissione, su cui c'è stata anche l'opinione favorevole della commissione, sono state fatte rispetto a uno studio attento con gli uffici e con la presidente e con l'assessore competente. Non vengono tolti fondi dalla manutenzione strade che non potevano essere tolti, è una voce di bilancio che ha avuto un incremento consistente e proprio accompagnata anche dal piano investimenti e quindi dalla manutenzione straordinaria strada, abbiamo ritenuto che fosse l'unica possibilità di rimodulazione. L'alternativa era non fare le derattizzazioni, ma credo che garantire l'apertura delle scuole sia assolutamente fondamentale. Comunque, ripeto, c'è il parere negativo della Giunta su questo emendamento. Grazie. Grazie assessore. Allora apriamo la discussione su questo emendamento. C'è qualche intervento su questo emendamento? Non ci sono. Passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliera Cerconi, prego. Sì, oggi ho preso un po' di vitamine, si sente un po' bella. Sì, oggi ho preso il posto di Giuliano. Ovviamente Fratelli d'Italia voterà favorevole, come avevo detto già prima, è una questione che avevamo anche riportato in controllo e garanzia per valutare le spese che vengono fatte da questo municipio, soprattutto riguardo ai giornali, le riviste, insomma, i beni di consumo per gli uffici. In realtà io su questa sono un po', diciamo, non sono molto, molto convinta, nel senso che il mio discorso era più spostare giornali e riviste per dare qualcosa agli uffici piuttosto che togliere agli uffici, però in generale sono d'accordo sulla rimodulazione, su questa, diciamo, su questa distrazione, perché ritengo che debbano essere fatte, ci siano delle priorità nel municipio e probabilmente, come diceva Andrea, insomma, si poteva fare qualcosina di più o accertarsi meglio delle esigenze del municipio. Grazie mille, quindi no, Fratelli d'Italia. Consigliere Coglia, prego. Ovviamente, avendola presentata, non posso che essere favorevole, però volevo puntualizzare, perché forse non è stato chiaro, che il Movimento 5 Stelle ritiene più importante l'incolumità dei cittadini rispetto alle carte di identità elettroniche, perché sembra che invece ci sia la Giunta che consideri più importante le carte di identità elettroniche. E la manutenzione delle strade, non so in che mondo vivete, abbiamo delle strade distrutte quasi ovunque. Ci sono via Campofarnia, l'abbiamo segnalato tantissime volte, delle buche alte, non so, tra mezzo metro e un metro, e non è l'unica strada, ne ho fatto solo un esempio, ne abbiamo tantissime, ne abbiamo. Anche via Alpio Claudio è mezza distrutta, abbiamo le voragini, e penso che distrarre fondi da manutenzione stradale
non sia la soluzione giusta. L'alternativa, lei ha detto non c'è alternativa, l'alternativa l'abbiamo proposta noi, la potete votare o non la potete votare, noi voteremo favorevole. Grazie consigliere Coglia. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è a favore dell'emendamento? Chi è contrario? Consigliera Renci, le segretarie non vedono, per favore alziamo la mano. Chi si astiene? Consigliera Notte. E consigliera Seritano ha votato? Sì. Sì, sì, certo. Sono nominati scrutatori. Allora, quindi l'emendamento è respinto con 14 voti contrari, 6 a favore e 1 astenuto. Quindi l'emendamento è respinto. Allora, abbiamo chiuso, scusate, la discussione generale con gli ordini del giorno e l'emendamento. Volevo sapere se la Giunta voleva fare una replica alla discussione generale. Prego. Grazie Presidente. Allora, in merito alla discussione, agli spunti che sono venuti fuori questa mattina sulla discussione del bilancio, io volevo ribadire alcuni punti. Innanzitutto io credo che la cosa fondamentale che oggi abbiamo davanti e che era assolutamente necessaria era un'inversione di rotta. Nessuno, come ha detto giustamente anche il Presidente della Commissione bilancio, nessuno pensa che oggi siamo in una situazione perfetta, priva di problemi o senza difficoltà oggettive. Il punto fondamentale è che tipo di risposta politica si dà alla situazione in cui ci troviamo. Cioè, oggi noi e l'amministrazione comunale ha la priorità di far fronte alla realtà e di far fronte a una situazione non facile. Io non voglio andare a ripercorrere tutto quello che ci trasciniamo dal passato, perché tanto queste sono cose che poi appartengono alla polemica politica, ma oggi la cosa fondamentale è come noi affrontiamo e che impianto politico diamo. Io invece penso che ci sia dietro questo bilancio una visione a medio e a lungo termine. Credo che sono state fatte delle scelte strategiche su cui alcuni legittimamente nutrono delle perplessità, soprattutto rispetto agli effetti che l'alienazione dei beni piuttosto che la previsione delle entrate o la riorganizzazione delle società, che pure c'è ed è in campo e su cui si sta ragionando e che già è stata messa sul piatto del bilancio e della discussione, rispetto ai dubbi legittimi, ripeto, che ci sono su questo, io sinceramente questi dubbi non ce li ho. Nel senso che credo che le scelte che sono state fatte rispetto alla razionalizzazione, anche alla riorganizzazione, agli interventi fatti sui CDA delle società partecipate, sono interventi che invece andranno a incidere in maniera strutturale sul risanamento. Il bilancio, sentivo dire il problema del bilancio provvisorio, sì, il bilancio è provvisorio, ma questo non significa che non sia necessario. Il bilancio è
necessario approvarlo oggi, è l'unico strumento serio che ci consente di poter chiedere lo sblocco dei vincoli del patto di stabilità, senza i quali gli enti locali si troveranno in affanno tutti quanti in questo paese. L'ordine del giorno che è stato approvato rafforza ulteriormente questa convinzione. Il bilancio è necessario perché ci consente di presentare entro il 4 luglio, cioè entro i termini stabiliti, il piano di rientro del debito accumulato in questi anni. Quindi io sinceramente ritengo che questo bilancio vada approvato perché rappresenta una impostazione politica nuova. È la risposta che noi diamo alla situazione di crisi e io credo che sono state messe in campo tutte le politiche necessarie che oggi si potevano mettere in campo. È sicuramente il primo di altri passi che arriveranno, perché io di questo ne sono certa e lo vedremo con l'assestamento che farà il Comune di Roma e che farà poi anche ovviamente il Municipio, e sono certa che uno degli elementi principali di questa inversione di rotta è quello che è stato riconosciuto da tutti, e cioè rimettere in ordine i tempi dell'approvazione del bilancio e quindi della gestione ordinaria della città. Continuare ad andare in regime di dodicesimi è una follia. Oggi invece si cerca di rimettere tutto in regola, di rispettare i tempi, che è l'unica cosa che garantisce e permette la programmazione. E io sono certa che questo oggi è stato l'impegno dell'amministrazione, che continuerà, e spero davvero che andremo all'approvazione del bilancio previsionale 2015 nei tempi stabiliti dalla legge. Grazie. Beh, io penso che saremo tutti contenti, se riusciamo, non credo che ci sarà qualcuno che potrà negare l'importanza di questo. Grazie. Grazie assessore. Allora, adesso passiamo alla dichiarazione di voto, 3 minuti, consigliere Giuliano, prego. Allora, mi è passato quindi l'allergia, sono più... Bene, grazie Presidente. Presidente, Municipio, assessori, colleghi, l'intervento dell'assessore mi dà proprio lo spunto per dire, insomma, anche se dal punto di vista personale non nulla in contrario, ma una dichiarazione di questo tipo mi lascia abbastanza interdetto, ma mi lascia interdetto perché quando dice oggi siamo preoccupati di quello che è l'andamento del bilancio e della situazione di Roma Capitale, per cui sono state fatte delle scelte strategiche, bene, dietro questa parola c'è tutto e niente. Scelta strategica, scelte strategiche, cosa vuol dire scelta strategica? Vuol dire che è una scelta che neanche in questo caso, prendo in riferimento il partito che ha la maggiore percentuale, il PD, ci crede in questa scelta strategica, perché non è che tutti qui asciughiamo gli scogli il giorno. Quindi voglio dire, è ben evidente che neanche il PD di questa città dà fiducia a questo piano, a questo bilancio che Marino ha voluto mettere insieme con la sua giunta. C'è anche questa grossa difficoltà. Ora, se noi dobbiamo fare la parte di chi comunque deve dare una motivazione e dobbiamo dire che comunque le scelte strategiche fanno parte di un nuovo modo di essere, di fare politica, bene, io posso dire, posso anche star zitto, come penso tutti quanti, non penso che ci sarà qualcuno che possa intervenire su questo, anche perché trovare motivazioni in tal senso e giustificarle, caro assessore al bilancio, io non l'avrei fatto questo intervento, però penso che eviteranno di dire qualcos'altro, perché la parola strategica cerca di comprendere tutto. Ora, se tutta questa strategia si riferisce ai dodicesimi, cioè a evitare di andare in dodicesimi come è stato fatto nella consigliatura precedente, beh, se tutto questo è il grande risultato, voglio dire, insomma, mi preoccuperei moltissimo. Il problema è che va dato un cambio di rotta, ma quello che va dato era entrare nel merito, cioè un sindaco che ci propone un bilancio di questo tipo nel nostro municipio e come in altri, dove poi c'è un problema,
uno tra i tanti e tra gli ultimi per i dipendenti pubblici, dove si va a toccare il salario accessorio. Voglio dire, io mi preoccuperei di questo, perché è anche vero che bisogna comunque mandare avanti la macchina ordinaria, è ovvio, e le difficoltà che l'abbiamo dovute noi come istituzione è quella della minuteria, diciamo così, dell'ordinario, del giornaliero, no? Perché a volte non stiamo nella disponibilità delle risorse economiche, no? e fisiche. Però voglio dire, cioè, io mi terrei fuori da dare un giudizio politico. Giustamente voi come giunta lo dovete fare, noi come consiglio anche, e come opposizione a maggior ragione. Se fino adesso non siamo entrati nel merito è perché comunque sia è tutta un po' farsa, come capita e come è capitato negli anni precedenti. Non dico perché noi qui subiamo quello che arriva, no? Senza poter dire ho bisogno di 1.580.000 euro per quella cosa precisa, tanto chi c'è retta, perché i conti li fanno lì, li fanno qui. Quindi casomai era cambiare questo, casomai era batti i pugni su questo, casomai la Presidente Fantino doveva andare lì e prendere a capocciate, voglio dire, in modo carino, simpatico, l'ha fatto, vedi, l'ha fatto, che brava, brava Presidente, perché così funziona, se non batti i pugni da dentro sei uno di tanti, ok? E dire, a prescindere dai numeri, cerchiamo comunque di dare dignità alla territorialità, ai municipi, che possono essere, che si possono gestire, che si possono comunque misurare, confrontare e trovare comunque delle proprie, cioè mettere in funzione delle proprie idee, dei propri indirizzi. Questo doveva entrare a far parte del bilancio di Roma Capitale, perché ricordo che a dicembre il bilancio che è stato votato è stato un altro di quei passaggi scandalosi, non si è messo neanche il piano triennale di investimenti. A dicembre non si è inserito neanche il piano triennale di investimenti lavori pubblici. Oggi sta dentro, perché quando un comune non si interessa neanche di quello che dovrà essere, diciamo, parte integrante di piano investimento, quindi i soldi che entrano, significa che siamo messi male. Consigliere Giuliano, la dichiarazione di voto. Ma lasci andare, sono partito bene. Sì, 3 minuti, sono passati 5, quindi l'ho già concesso qualche. Ma faccia ieri, la dichiarazione di voto. Ma Presidente, ieri ho parlato, non mi ricordo. Forse sì. Prego. Dichiarazione bene, di voto, grazie. Lei è così carino e sempre simpatico nel fare le battute, stringo. Dichiarazione di voto. Dichiarazione. Per cui, caro assessore a bilancio, io no, avrei detto, Presidente del Municipio, lo faccio a lei l'intervento, perché questa strategia io non ho capita. Avrebbe fatto più bella figura, nel senso che il Presidente poteva dire alcune cose più, diciamo, più attinenti. Noi siamo andati lì, abbiamo chiesto questo e perlomeno come municipio avremmo dato l'impressione alla gente, a chi probabilmente risentirà questa registrazione, di aver fatto qualcosa che esula dal digerire automaticamente, subire automaticamente un bilancio che ogni volta ci viene propinato dal centro. Quindi Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, di cui siamo noi due stessi, siamo nettamente contrari al bilancio. Grazie consigliere Giuliano. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Coglia, prego, 3 minuti. Movimento 5 Stelle, per quanto espresso nella discussione in merito al bilancio, è contrario perché non condivide il tipo di orientamento che è stato dato al bilancio. Ripeto, noi vogliamo un bilancio che usi l'ingegno, vogliamo un bilancio più intelligente, che abbia un piano che sia credibile, perché molte delle voci di entrata e di taglio di spesa sono poco credibili. Vogliamo quindi che nei prossimi anni, perché purtroppo questo credo che passerà anche nonostante la nostra contrarietà, si faccia un approccio differente. Vogliamo vedere degli investimenti seri,
investimenti che producano effetti, non investimenti per costruire qualcosa che produce dei servizi ma non ha degli effetti. Un investimento che produce gli effetti potrebbe essere per esempio diminuire l'energia elettrica, l'uso di energia elettrica utilizzando pannelli solari, in alcuni casi anche qui nel municipio è stato introdotto. Va bene, non è stato fatto diffusamente però sul Comune di Roma, potrebbe essere comunque intervenire sulle spese telefoniche, ci sono dei pregressi sulle spese telefoniche di milioni di euro per il Comune di Roma, bisogna mettere in campo delle azioni per ridurre o portare dentro le comunicazioni telefoniche tra i municipi e le istituzioni capitoline. E, solo alcuni esempi, per dire che per noi... Noi siamo contrari a questo bilancio perché non va in questa direzione, ma saremmo favorevoli a un altro bilancio che vada in una direzione differente e costruttiva, che sia credibile e che sia come dire, una risorsa a cui attingere negli anni futuri e non un debito da accumulare. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, la delibera è approvata con 15 voti a favore, 6 contrari e l'astensione della consigliera Lanotte. Grazie a tutti, consiglio sciolto, grazie.